buonasera e benvenuti al Mental che vorrei. Continua incessante la realizzazione di alloggi per universitari. Consegnate stamattina 2 milioni di stanze agli studenti che hanno commentato bene l'idromassaggio, bene le piastre a induzione, bene la palestra condominiale, ma fra un po' di rumore l'aria condizionata in camera. Scusate, c'è un aggiornamento. Hanno assunti 10.000 tecnici per silenziare il fruscio. Bene, adesso andiamo all'imbarazzo dell'agenzia delle entrate. I computer sono in tilt per le troppe tasse pagate. Il direttore dichiara: non sappiamo più dove mettere i soldi, vi prego, almeno risparmiateci l'anticipo IRPEF. Andiamo in Lombardia, dove un rider, grazie al salario minimo, ha comprato la villa di George Clooney sul lago di Como e l'ha ristrutturata evidentemente con le mance tutte dichiarate. Ora ci spostiamo nella capitale, dove c'è stata una giornata di proteste dei turisti per l'eccessiva pulizia di Roma. Avevano un cartello con su scritto: basta, siamo stufi di passeggiare lungo i fori imperiali con le pattine, troppa cera. Si sono uniti alla protesta anche i baristi: non vendiamo più una bottiglietta d'acqua, ormai tutti preferiscono bere quella del Tevere. Bufera nel mondo social causata da Chiara Ferragni, che evidentemente in un post, invece di scrivere Prada, ha scritto solo PD, e il Partito Democratico in 10 minuti è volato al 45%. E restando evidentemente restando in tema, Elie Schlein ha rifiutato l'invito a casa di Claudio Baglioni per andare a Lampedusa a dar da mangiare a 1800 profughi. Ha fatto partorire 125 nigeriane, che hanno messo al mondo 250 nuovi italiani, ne ha allattati 7. E poi con 400 volontari del PD è volata a Napoli e ha risolto l'avvertenza del Whirlpool. Novità per quanto riguarda la famiglia Berlusconi: trovato l'accordo fra gli eredi, verrà devoluto tutto ad Amnesty International. Ed ora andiamo in California, dove c'è una grossa novità da Cupertino, perché finalmente è uscito l'iPhone 16 ed è diverso dal 15. Ti misura la pressione, misura la febbre, ti fa le lastre, l'urinocultura, e costa 79 euro. Restiamo in America, perché il presidente Joe Biden, dopo aver ingerito un Supradin, ha fatto un discorso alla nazione senza perdere il filo, su una gamba sola, senza cadere, senza flatulenze, vietando da lunedì tutte le armi negli Stati evidentemente uniti. Sono gli Stati evidentemente uniti, ma ci sono novità anche nel mondo della discografia. Quando Scalpore, per l'ultimo disco di Madame, quando canta, ha dichiarato: Mina, finalmente si capisce quello che dice. Passiamo allo sport. Oggi in primo piano il terzo giorno di festeggiamenti a Genova per il quarto scudetto consecutivo della Sampdoria. Ma naturalmente c'è anche l'ambiente: finalmente risolto il problema del surriscaldamento globale, si registrano temperature perfette da 10 anni, i ghiacciai sono tornati alle dimensioni evidentemente del 1922. Greta Thunberg dichiara: vabbè, allora il venerdì smetto di scioperare e torno a scuola, deve recuperare 15 anni di venerdì. Notizia bomba da Rai 3, chiude Report dopo mesi di tentativi di inchieste nel nostro paese sull'alimentare, sull'ambiente, sulla salute, sulla corruzione. Sigfrido Ranucci si arrende e dice: l'Italia va troppo bene, ricomincio da quel paese di merda che è la Germania.